Benvenuti alla prima giornata di questa competizione. Tutti iniziano alla pari, un'espressione che calza alla perfezione in questo caso. Seppur per poco tempo, tradizione, blasone, albo d'oro, storia, persino prestigio di una squadra diventano quasi irrilevanti. È la partita in cui tutti ripongono le proprie speranze per partire con il piede giusto. È da qui che si inizia a sognare. E allora spero proprio che abbiate spento i telefoni e vi siate messi comodi per leggere un nuovo capitolo del romanzo del calcio. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Io credo che sarà decisivo un attaccante, Lukaku. Con il suo fisico eccezionale può fungere da terminale offensivo, però per la sua struttura fisica, Fabio, possiede anche una buona velocità e una tecnica assolutamente da non sottovalutare. Spesso attacca la zona fra il difensore centrale e il terzino per crearsi lo spazio per andare al tiro. Certo, e segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Allarga e gioco con palloni a sinistra. Di Marco. Errore qui, pallone sprecato. Palla a Lukaku. Libera. Può concludere. Lukaku! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Conquista palla in zona pericolo. Barella. Pallone interessante. Lukaku. E la palla è entrata. Ed è subito spettacolo. Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Lukaku è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Palla filtrata per Lukaku.
ottimo disimpegno, la spazza via. Cichigno. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Costruiscono la manovra con sicurezza. Vediamo se può capitalizzare. Ha spazio per cercare. Può provare. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questa azione dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta. Una volta lì, bisogna fare gol. Allunga il piede verso il pallone. Palla filtrata per Lukaku. Occasione per il contropiede. Lauter! Miracolo di Vlachodimos! Sembrava fatta, un tiro decisivo. Invece l'estremo difensore ha reagito da campione. Alex Grimaldo. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale, già un gol. Il punteggio è quindi di 1-0. Errore qui, pallone sprecato. Lautaro Martinez. Qui cercherà il tiro. Pallone allontanato dall'area di rigore. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Di Marco. Di Marco. Mkhitaryan. Preferisce il retropassaggio. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Un altro passaggio bene. Cerca. Miracolo di Vlachodimos. Non si passa, ottima parata. Ti dà la sensazione che riesca davvero ad arrivare su ogni pallone oggi. Barella! Ha messo alla prova il portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Brozovic. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Ha spazio per Lukaku. Miracolo di Vlachodimos. Buona un'altra conclusione. Salvati dal palo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Può tentare la conclusione. Occasione da rete. Portiere battuto. Rete. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Gol inevitabile dopo uno scivolone difensivo di quelle proporzioni. Lautaro Martinez ha approfittato di uno sbarione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Ci mette una pezza, ben fatto. Lautaro colpisce il pallone. E hanno segnato ancora. Gli avversari possono solo prendergli il numero di tag a questo punto. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. 3-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Se ne va. Il Benfica al calcio di punizione. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Occhio, sembra che si sia fatto male. Alex Grimaldo. Una parata da fotografare. Dumfries.
Barella. Riceve in ottima posizione. Recupera palla con un ottimo intervento. Gonzalo Ramos. Lottano spalla a spalla. Lukaku. Riceve il passaggio. Cerca il compagno in area. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. E iniziano i secondi 45 minuti. Otamendi. Bella apertura. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Ecco il tiro. Chiquinho. Alex Grimaldo. E sarà rimessa con le mani. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Sostituzione per l'Inter. Numero 1. Handanovic. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. E lasciano il campo per il numero 24. Il numero 15. L'Inter decide per un'altra sostituzione. Ha segnato, i tifosi gli tributano il giusto applauso. Sostituzione per l'Inter. Numero 90. Lascia il campo per il numero 9. Draxler. Dzeko. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Deve solo tirare. Miracolo di Vlachodimos. E il portiere dice di no. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Di Marco. E trova il compagno. Passaggio splendido. Conclusione. Miracolo di Vlachodimos. E para, ci arriva con la punta delle dita. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Dzeko! Parata notevole, non era facile. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta l'ammonizione, prevedibile. L'Inter ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara.
L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Numero 23 viene sostituito con il numero 14. Lautaro Martinez. Può liberare il tiro. Occhio. Miracolo di Vlachodimos. Non riesce a vincere il duello fisico. Pensa al miracolo di Vlachodimos. Grande l'intervento del portiere. Ci ha provato, nonostante la distanza fosse proibitiva. La smorfia sul suo volto, guarda Fabio, dice tutto sull'esecuzione. Hanno diversi colpitori di testa in area. In area si sgomita già, guarda Fabio, una palla alta qui potrebbe fare la differenza. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Dentro passaggio corto. Si fa avanti in territorio nemico. Si mette in proprio, supera l'avversario. E prova, occhio al tiro! Miracolo di Vlachodimos! Prova a metterci il piede. Palla filtrata per Dzeko. Passaggio a chance per tirare. Brozovic. Ci crede, cerca la porta. Poteva essere il poker, il quarto gol. Ha caricato il tiro come meglio poteva. Non era facile. Ma quando una conclusione così va dentro, diventa un eurogol. Peccato. Attenzione, una sostituzione. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora a zero. Vede la porta da qui, occhio che tira. Mi ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Ha provato a beffare il portiere dalla distanza. Aveva una buona visuale della porta e ha caricato bene il tiro. Ma non è riuscito. Grave distrazione qui. Non può sbagliare. C'è l'opportunità per il contropiede. Apertura di gioco sul fronte opposto. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lautaro Martinez! Palla filtrata per Dzeko. Riceve la palla. Ed ecco il cross. Prova a salire in aria. La mette in rete. Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Un grande colpo di testa. Ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Numero 22. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare.
vede lo scatto e cerca la profondità. Ecco un'occasione di contropiede. Gonzalo Ramos. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Chiaro che qui ci sono giocatori molto pericolosi, capaci di sfruttare al meglio gli inserimenti. Dal tiro! E sì, trova la rete! E stiamo raggiungendo punteggi più propri del tennis e del calcetto. Vediamo quando si fermeranno. I tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano. Almeno quelli che non se ne stanno già andando. Non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così dal vivo. E loro è un dominio assoluto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Lautaro Martinez. Opportunità di ripartire. Dumfries. Supera il diretto avversario. Ottimo passaggio, deve tirare. Prova la conclusione. Palla veramente troppo alta. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. L'Inter. Ora ha 3 giocatori a minuti. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Ha la possibilità di andare verso la porta. Saranno 4 i minuti di recupero. Allontana la palla. Brozovic. Il direttore di gara fischia 3 volte, è finita. Erano sotto pressione, dovevano vincere e hanno portato a casa il risultato. Possono ritenersi soddisfatti. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? Sì, hanno offerto una prestazione solida e di livello. Avevano preparato bene la partita e hanno dimostrato grande maturità, vista anche l'importanza della gara. Un successo davvero meritato. Siamo ai saluti finali. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani.
Thank you.